L'economia Piercarlo Padoan ha visitato oggi a Collegno il quartier generale del gruppo Prima Industrie. Alberto Gedda. Gli investimenti in giovani sono la nostra crescita di personale, noi finanziamo regolarmente con le Politecniche di Torino i master in automazione industriale, additive manufacturing, industria 4.0. L'età media è inferiore ai 40 anni. A fare gli onori di casa è stato il presidente Gianfranco Carbonato, che ha illustrato l'attività e il progresso del gruppo, che conta più di 13.000 clienti nel mondo e investe 25 milioni in ricerca, in macchine altamente sofisticate, nel trattamento completo delle lamiere per gli utilizzi più diversi, dall'industria automobilistica a quella dell'arredamento. Tra poco sarà completato il nuovo impianto in Finlandia, un'eccellenza partita da Torino, che ora conta 8 stabilimenti nel mondo con 1.800 dipendenti. Esempio di un'eccellenza che coniuga continuità nelle politiche e cambiamento, perché sta sempre sulla frontiera dell'innovazione e questo dimostra che questo paese ha grandissime potenzialità e compito del governo è sostenerle ed espanderle. Coniugare produttività e made in Italy è importante, quindi. È importante, è possibile e il successo delle nostre imprese di questi mesi lo dimostra. È anche fonte di creazione di occupazione e di qualità.